Allora, maestro, abbiamo visto vari strumenti in questa Sì. settimana di esperienza. Io la chiamerei la settimana Ferrarotti, questa qua, bisogna segnarsela sul calendario. E questo è, diciamo, il principe di questi tre strumenti che abbiamo visto. Quindi, quali sono state le sue sensazioni a pelle, a orecchio, questo strumento? Ma allora, guarda, innanzitutto la cosa che è importante menzionare è il fatto che io l'ho suonato oggi, adesso per la prima volta, e mi sono trovato subito bene. Quindi vuol dire che questa bellissima tastiera in ebano, come potete vedere, luccicante, aiuta, aiuta perché comunque avete un piano perfetto sul quale far volare le vostre dita. Legno Un duro. legno duro che non scherza, infatti sulle chitarre di un certo livello c'è sempre una tastiera in ebano, nel senso che è una caratteristica che ha l'ebano, solo l'ebano ce l'ha, per questo tipo di parte dello strumento. Bellissimo lavoro dell'intonazione dei tasti, è una chitarra che comunque è piacevole subito a suonare, grande equilibrio, bellissima parte media delle frequenze medie, cosa che ho notato, diciamo non soffre sulla parte media, gli acuti bassi non prevalicano uno sull'altro, quindi non bisogna diciamo avere delle scelte di suono, perché il problema è che anche su belle chitarre a volte sono dei cannoni sulla parte alta, dei cannoni sulla parte bassa. Sì, quando uno le prova al negozio dice wow, che figo. Il problema è che poi quando sei in concerto, quello tu credi ti aiuta, invece Invece ti ti toglie. toglie perché tu devi poi compensare dalla parte che non c'è il suono con le tue mani. Ma questo ti porta a una quantità di stress che tu non credevi di Può cambiare la sostenere. posizione. Sì, devi un po' Wow. cambiare la tua tecnica per adeguarti alla chitarra, invece deve essere sempre il contrario. Esatto. È la chitarra che deve essere perfetta per ad essere adatta per ogni tipo di esecuzione, perché certi che spingono di più con le dita, altri che hanno il pollicione che spinge di più, quindi dobbiamo avere uno strumento equilibrato per essere poi noi a creare la nostra musica, la nostra interpretazione. Per quanto riguarda i legni, cosa che è importante menzionare, Questa è qualcosina di fatto, diciamo, molto molto esatto. bene, Certo, perché qua cose particolari. abbiamo un palissandro indio, tra l'altro una tavola molto bella, una scelta ottima, manico in mogano, abete della Val di Fiemme davanti, palissandro giacaranda sulla copertura della paletta, quindi Preziosissimo. diciamo che come legni siamo al top di quello che uno può trovare, nella fascia alta delle chitarre. Il suono è molto bello e sono stato molto felice di conoscere questo strumento oggi. Assolutamente, e noi veramente ogni volta che veniamo qui scopriamo un mondo diverso.